Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jackson James e questo è il mio canale. Perché oggi uso il mio nome d'arte completo? Perché oggi vi parlo di un libro che io ho aspettato per anni e anni e finalmente è uscito ed è arrivato a casa mia e l'ho già letto in pochissimi giorni. Sto parlando di Party Monster. Originariamente è uscito nel 1999, edito dalla Simon & Schuster, cioè ve lo dico semplicemente perché adoro il nome Simon & Schuster, con il nome originario di Disco Blue Bat, quindi Disco Bagno di Sangue, e finalmente è approdato a noi grazie alla Baldini Castoldi che io ringrazio e saluto. Ufficialmente è arrivato nelle librerie il 16 novembre del 2017, quindi da un mese neanche, nelle nostre librerie col nome però di Party Monster, quindi con il nome del film, perché c'è anche un film, ragazzi. Che vi consigliavo nel video dei 10 film da guardare e l'avevo messo al primo posto perché chiaramente è il mio film preferito. È un libro davvero eccessivo, stravagante, colorato all'ennesima potenza. Di che cosa parla? La vicenda si incentra tutta su il resoconto di James & James, che è un personaggio pubblico americano attualmente in vita e qualcuno magari lo ricorda perché è stato in qualche episodio di America's Next Top Model ed è stata una famosa drag queen degli anni 80 e 90. Però lui fa il resoconto della vita di Michael Alig è un ragazzo che appena diciottenne ha voluto lasciare l'Indiana, il suo paese d'origine, perché si sentiva diverso, nessuno lo accettava ed è voluto approdare a New York City. Ed è qui che tutta la vicenda si incentra, a parte forse una piccola parentesi a Denver, ma diciamo che siamo a New York, che grazie a James & James che introduce Michael nel mondo dei locali notturni e lui diventerà uno dei più famosi e noti promoter e organizzatore di eventi nei locali newyorkesi. Ma cosa succede? Michael fonderà questo movimento, questa setta, chiamatela un po' come volete, che si chiamavano Club Kids. I Club Kids erano un gruppo di persone con diversi orientamenti sessuali, drag queen, esaltati, fulminati, dove ci si poteva andare per sentirsi, diciamo, un po' accettati se si era considerati un po' diversi. Ma la particolarità di questo gruppo molto stravagante di fulminati, era l'uso eccessivo, ma davvero, davvero eccessivo, di droghe. All'inizio i Club Kids usavano solo l'ecstasy e la chetamina, quando non erano ancora considerati, diciamo, il male del mondo, per poi prendere una brutta piega e andare verso droghe più pesanti come la cocaina e l'eroina. Quindi, se parliamo di droga, qualcuno gliela doveva procurare. Quindi Michael ha avuto la brillante idea di trasformare gli spacciatori in delle superstar. E qui ci viene presentato, oltre al personaggio di Freezy, che ve lo lascio un attimo da parte, il personaggio di Angel Melendez, che è un ragazzo portoricano, probabilmente clandestino, omosessuale, che ha visto nei Club Kids e quindi soprattutto nella figura di Michael un mondo in cui sentirsi se stesso e accettato. E quindi, visto la passione che aveva Michael per le droghe, ha deciso di diventare il nuovo spacciatore e quindi entrare nelle grazie di Michael Alig. Solo che la vicenda prenderà una brutta piega e quindi ci sarà un omicidio. Io vi dirò semplicemente che ci sarà di mezzo un martello e l'idraulico liquido. Non riesco ancora a capire come cazzo gli sia venuto in mente di usare l'idraulico liquido. Il resoconto di James si conclude con l'omicidio, che verrà visto da più prospettive, quindi dalla prospettiva di Michael e anche di Freezy, perché gli artefici dell'omicidio sono due. Quindi Michael aveva praticamente tutto, aveva una rivista, aveva soldi, aveva successo, aveva glamour e ha buttato tutto nel cesso facendo una cosa immorale, orribile, e addirittura arrivare a vantarsene con la stampa e la televisione. Per farvi capire, questo personaggio, che io credo di non aver mai trovato un personaggio così egoista e egocentrico, incentrato solamente su se stesso, e qualunque cosa succedeva attorno a lui doveva sempre, sempre comunque ritornare a puntare su di lui. Io credo che abbia ucciso Angel anche per il fatto di avere dell'attenzione, perché
Lui era veramente un disperato ed era disposto a tutto, quindi sorpassare anche livelli etici impensabili per raggiungere successo e attenzione. È un libro davvero particolare, che quindi non mi sento di consigliarlo a tutti. Di certo non lo consiglio a persone deboli di cuore, perché è un libro davvero crudo, ma allo stesso tempo divertente, perché James scrive tutto il libro come se stesse facendo un resoconto e stesse parlando direttamente al lettore. Quindi lui ci presenta tutti i Club Kids, ci racconta com'erano tutte le loro varie storie, quindi ci sono diversi flashback. E tutta la questione, per esempio, anche della droga viene trattata con una superficialità e come se non fosse niente di male. Cioè, chi è che non si fa di chetamina e va in giro credendosi la regina Vittoria e poi in realtà è sporco come la fame e ha le mutande incrostate di vomito? Cioè, questa è una frase detta del libro che ve l'ho riportata per darvi un'idea di com'è questo libro. È sicuramente un libro diverso. Io credo di non aver mai letto un libro del genere, ma mi è piaciuto per quanto è eccessivo, trasgressivo, ma è allo stesso tempo contraddittorio e ricco di paradossi e di controsensi. Pensate solamente che James dice di odiare l'eroina e la cocaina, e poi è lì che se la fa sempre. In ogni riga siamo lì che si è sempre fatto di chetamina, di coca. Quindi ci saranno molti, molti aneddoti su loro che si fanno droga, chiusi magari in hotel o in case per giorni e giorni. Quindi è un libro eccessivo, consigliato sicuramente a persone di maggiore età o comunque dai 16 anni in su. Anzi, per sentirmi meglio con la mia coscienza, io lo consiglio ai maggiorenni perché è davvero forte, per quanto sia divertente. Ci sono davvero tante parti nel libro che mi hanno fatto sorridere. È ricchissimo di similitudini, di metafore. James dice addirittura, mi sembra in una parte del libro all'inizio, che con una metafora e con una similitudine al giorno si toglie il medico di torno. Infatti ci sono un sacco di riferimenti a personaggi del cinema, della musica, dell'arte. È molto carino se oltretutto siete, non necessariamente siete persone degli anni 80, non siete persone che hanno vissuto negli anni 80, ma sicuramente aiuta perché io tante cose non le sapevo. Io sono nato alla fine degli anni 80 e tante tante cose, alcune le sapevo, altre no, perché ci sono vari riferimenti a musical, a cinema, a canzoni che non tutti io posso capire sanno. Quindi è un libro che probabilmente si incentra a persone dell'età di James, quindi persone che hanno un po' grandicelle, sicuramente sopra i 30 anni. Però vi dicevo che è un libro che mi ha fatto sorridere in più occasioni, perché ci sono delle scene al limite del comico. Basti vedere che c'è questa scena dove una ragazza, una di queste drag queen, si infila un intero generatore nel culo e si toglie piano piano dall'intestino tenue una catena di luci. Quindi per farvi capire quanto è fuori dal mondo questo libro. Però, se volete un libro fuori dagli schemi, colorato, audace, sboccato, questo è il libro che fa per voi. Io vi consiglio, oltre il libro, di guardare il film del 2003 interpretato da Macaulay Culkin e Seth Green. Qui vedrete Macaulay Culkin non nella classica versione mamma ho perso l'aereo, quindi piccolo. Qui lo vedrete in molte, molte scene col culo al vento. Però questo è stato il film che ha segnato, diciamo, il declino di Macaulay Culkin e l'ha portato anche all'uso smodato di droghe molto pesanti. È un film che consiglio perché comunque è tratto da una storia vera, ma ancora di più, oltre il film, anzi, in primis, lo trovate tra l'altro qui su YouTube, io non vi ho detto niente perché non voglio menate, però c'è questo documentario che si chiama Party Monster Shock Documentary del 1998 e qui vedete, è un film, comunque un documentario di neanche un'ora, davvero ci sono tutti i personaggi, ci sono Michael, ci sono Jane, ci sono personaggi come Gizzy, Brooke, Freezy, lo stesso Angel, quindi ci sono le originali riprese dei vari Club Kids quando facevano per esempio i party abusivi al McDonald's, nella lavanderia gettoni, nelle metropolitane. Però è un documentario che vale la pena secondo me di vedere e in moltissime scene ci sono droga, sesso, nudo,
al limite umano della decenza. Quindi questo libro però mi ha fatto anche incazzare, mi ha fatto incazzare perché questo ragazzo Michael è riuscito ad avere praticamente tutto dalla vita, è riuscito ad avere successo, glamour, è riuscito ad avere addirittura una sua rivista personale, Project X, e ha buttato tutto nel cesso. Alla fine era tutto su un debito di soldi che nessuno alla fine capiva se era chi li doveva a chi, però buttare tutto nel cesso per un motivo così stupido, addirittura per arrivare a vantarsene, cioè per dirvi Michael Haley è ancora in carcere, credo perché gli avevano dato tra i 10 e i 20 anni, ma credo che se ne stia facendo 20, perché è stato arrestato nel 1996. Credo che sia ancora dentro perché quando è andato in galera, oltretutto ha fatto ancora uso di droga e quindi ha avuto parecchi richiami e dei prolungamenti di pena. Credo invece che l'altro artefice del delitto, Frisi, sia uscito. Credo. Però vabbè, loro sono in America, quindi lasciamoli là. Quindi potete leggere il libro tranquilli. Cioè, io l'unica cosa che mi ha fatto venire davvero l'ansia di vivere è stato non aprire quella porta, che io ho ancora gli incubi per col terrore di trovarmi faccia di cuoio che fuori dalla mia finestra. Ma vabbè, tornando quindi al libro, io vi consiglio quindi anche il film omonimo e in primis il documentario. Sicuramente la parte che io ho preferito del libro è quella finale. Ci sono davvero tanti tanti aneddoti che sono affascinanti, come le regole sulla vita newyorkese dei locali notturni, tutte le regole di James, ci sono davvero 4-5-6 storielle sulla loro vita, quindi diversi flashback, ma la parte che ho preferito, sicuramente l'ultima, è la confessione di uno dei due ed è davvero esilarante perché viene raccontata non tanto per la confessione in sé, ma perché ci sono tutti i commenti di James che sono davvero, davvero esilaranti. Cioè, capisco che comunque c'è davvero poca empatia. Cioè, James lo dice, lui non aveva in simpatia il personaggio di Angel, e questa cosa in altri punti mi ha dato fastidio. Però nella parte finale della confessione fa davvero ridere, perché è tutto un po' confuso quello che dice Frisi, cioè non si ricordava se in questo corpo era stato una settimana o due in un tal posto, puntini puntini, e ci sono tutti i suoi commenti che sono davvero, cioè a me fanno scompisciare, quindi anche per questo vi consiglio di leggerlo. Ci sono, vi dicevo, delle parti che invece mi hanno fatto davvero incazzare. Mi fa già incazzare il fatto che Michael ha buttato tutto nel cesso perché aveva davvero fama, successo, glamour, per una cagata del genere. Mi ha dato fastidio in altri punti James, che ha davvero la sua poca solidarietà e empatia. C'è stato un momento in cui ho creduto che davvero provasse un po' di pena per almeno la famiglia della vittima, poi no. No, no, no. Per questo è sicuramente un libro sopra le righe. Sono 256 pagine, scritte davvero, davvero in grosso. Fa molto svelto a leggerlo. A me affascinava la storia, quindi l'aspettavo da talmente tanti anni che me lo sono divorato. Però, se volete, a parte la copertina, cioè la copertina, guardatela, è magnifica. Cioè, una roba veramente, non so, alla Andy Warhol. Che tra l'altro è presente anche nel libro. Però è un libro davvero che io aspettavo talmente tanti anni che non vedo già l'ora di rileggerlo. Quindi, se lo acquistate su Amazon, io vi lascio qui sotto il link del libro, risparmiate qualcosa. Vi lascio con una frase di James & James: la strada dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. William Blake. Quindi con questo io lo consiglio sicuramente a un pubblico maggiorenne, però ve lo consiglio di leggere. È una lettura diversa, sopra le righe, colorato, sfrontato, ricco di paradossi e di controsensi. Non per questo è scritto male, eh? Voglio essere chiaro. Quindi se volete un giallo, comunque c'è di mezzo un omicidio, e ricordate, è una storia vera. Quindi anche per questo lo dico per la 150esima volta, guardatevi il documentario che trovate su YouTube. Non so se potevo dirlo, però io ormai l'ho detto e ne pagherò le conseguenze. Quindi con questo io vi ringrazio, vi invito a mettere un mi piace se non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi se non l'avete fatto, se volete potete anche attivare la campanella, così quando farò un altro video voi lo saprete. Con questo io vi auguro buone feste e noi ci vediamo alla prossima. Ciao sculini!